A morsi o con il cucchiaino? Da sola o tutte insieme? Con il gelato o con il cioccolato fuso? C'è a chi piace acerba e a chi invece quasi marcia. La frutta, quella buona, estiva, che volenti o nolenti ci riporta sempre e comunque a ricordi felici, è finalmente tornata sulle nostre tavole in questi primi di giugno. E quindi, per la prima volta, se non ricordo male, il video di oggi sarà interamente dedicato alle fragranze fruttate. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale dove la stagionalità è di casa, anche fra gli scaffali di una profumeria. In questo episodio parliamo di fragranze fruttate, uno stile olfattivo che si sposa alla perfezione con la stagione verso cui ci stiamo dirigendo, uno stile che può essere gridato ed appariscente, così come più ricercato o addirittura meditativo. Siccome le richieste di fragranze estremamente persistenti, sì, anche nel periodo caldo, sono sempre più frequenti, ho cercato nella selezione di oggi di raccontarvi fragranze fruttate sì, ma evanescenti no. Inoltre, è doveroso ricordare come tutti i sentori fruttati, ad eccezione di osmanto e foglia di cassis, non esistano in natura e vengano sempre e comunque ricreati tramite accordo. Quindi non si fa né l'enfleurage con la fragola, né l'estrazione coi solventi volatili sul fico. È sempre frutto, è il caso di dirlo, di un grande lavoro della chimica. Dopo questa doverosa precisazione, cosa troverete nei prossimi minuti di questo video? Avremo ovviamente una ciliegia, trend dell'anno e fragranza immancabile in questo episodio. Del Kwandong, credo si dica così, australiano, sconosciuto ai più, compreso me. Del mango, con del cocco e una punta di rum a renderlo peccaminoso. E perché no, delle fragoline di bosco fotografate nel loro luogo d'origine. Ma ci sarà anche una fragranza che, come l'ho sentita, avrei voluto addentare il flacone, talmente era golosa. E partirei proprio da questa, così le mettiamo anche in classifica dalla più delicata alla più performante. È arrivata da poche settimane, la fragranza che per me sa di pesca tabacchiera o saturnina più di ogni altra cosa. L'ultimo arrivo in casa, Artisan Parfumeur, Fleur de Pêche. La maison che ha introdotto nel senso più letterale la famiglia olfattiva fruttata nel 1978 con Moore & Musk sceglie quello che è il mio frutto preferito per la sua nuova Eau de Parfum estiva e decide di lavorarla secondo una costruzione piuttosto classica, quella Chypre. Chiedo scusa per averlo pronunciato male fino ad oggi. La pesca, grazie all'accostamento nell'ordine a bergamotto, gelsomino e patchouli e muschio di quercia, risulterà nell'ordine succosa, morbida e infine vellutata. Queste sono le informazioni ufficiali, accanto a cui non si dimenticano di ricordarci che la pesca abbia anche un retaggio reale, in quanto fu molto apprezzata da Luigi XIV. Io, prima ancora di leggere queste schede, avevo già un'immagine molto precisa nella mia testa. Quella di una tabacchiera, con la sua buccia pelosina che si stacca facilmente con le mani, sciacquata velocemente dentro il mare, prima di addentarla. In apertura trovo davvero originale ed estremamente affascinante questo contrasto dolce-salato che stupisce i nostri nasi, mentre l'evoluzione Chypre si percepisce in maniera chiara, in particolare le note di fondo legnose a qualche ora di distanza, senza però ledere all'eleganza di questo frutto che rimane intatta dal primo all'ultimo minuto. A differenza di altre pesche, Cocò Mademoiselle in primis mi viene in mente, l'armonia della tabacchiera, in particolare la sua dolcezza cremosa, viene esaltata dal gelsomino e non più dalla rosa, come eravamo più abituati a sentire, aumentandone in questo modo l'assetosità e rendendo possibile il connubio con la nota salata. Non si tratta di una fragranza per ragazzine o per sbarbati, visto l'abbondante nota di patchouli e muschio di quercia nel fondo, ma sicuramente è qualcosa che un pubblico più maturo, anagraficamente o mentalmente, adorerà. Persistenza sullo stile della collezione Botanique, di cui, fra parentesi, hanno ufficialmente fatto un kit che trovate in anteprima, come sempre, su 50-ml.it. La scia è invece più contenuta, come la tradizione artisan, vaporizzate consigliate da 5 a 6, meglio se sui tessuti. Così vicina, ma così lontana, è la seconda delle fragranze di oggi. Vicina perché in teoria anche qui c'è una nota di pesca e una nota legnosa importante nel fondo. Lontana perché la pesca non è quella che mangiava il Re Sole o la tabacchiera che mangio io, ma il Kwandong, la pesca del deserto che arriva dalla lontana Australia, o meglio Australia occidentale. E il legno è ovviamente il sandalo australiano. Aggiungeteci la dolcezza spirituale del benzoino e una dose massiccia di lampone ed ecco a voi.
Sunset Hour. Confesso che non ho mai mangiato il Guangdong, ma stando a quanto ho letto, rispetto alla pesca dovrebbe essere più aspro e più vicino al rabarbaro. Chiedo conferma a voi se sapete aiutarmi. Motivo per cui, onore in blanca, due delle otto mani che hanno creato Black Opium, scegli un legno più cremoso come il sandalo a fargli da base. Mano a mano che la fresca nota fruttata ci saluta, arriva il calore del sandalo con quel pizzico di dolcezza a rincarare la dose. Rispetto ad altre fragranze di nicchia, Sunset Hour è immediato, diretto, facilissimo da indossare e un profumo di cui è facile abusare. Infatti, il pubblico a cui si rivolge è una persona o una personalità più giovane, uomo o donna. Tante recensioni lo reputano più femminile perché c'è scritto gelsomino nelle note di cuore. Io preferisco come sempre non schierarmi e definirlo gioioso, succoso e cremoso, come fosse un frullato tropicale che scende nel bicchiere alla stessa velocità di come il sole scende dentro l'oceano. Tanto, una volta finito il succo, rimarrà un sandalo leggermente addolcito ad accompagnarci con la sua cremosità fino oltre la mezzanotte. Come vaporizzate, vi direi 2/3 se lo utilizzate di giorno, anche 4 se volete farvi notare. Si tratta comunque di un estratto, per cui tranquilli, che si sente. Allontaniamoci un attimo dalle spiagge dell'Australia occidentale per tornare a casa, in particolare in un bosco nostrano. Stiamo quasi per raggiungere la nostra vetta, quando ci sediamo in una parte di sentiero ombreggiato. Fuori fa molto caldo e con noi sudano anche le piante che ci circondano. Pini, abeti, larici, conifere, per farla più semplice, con la loro resina balsamica e verdissima. Ma non è il solo odore che sentiamo. Le nostre mani infatti sono già rosse quando ci accorgiamo di esserci seduti su qualcosa di inaspettato. Nulla di preoccupante. Sono svariate piantine di fragoline di bosco che sono stranamente sfuggite ai passanti. Ci annusiamo le mani e rimaniamo estasiati da questo contrasto dolce fruttato e al contempo legnoso, umido e balsamico. Una storia, un racconto che personalmente vivevo con frequenza quando ero bambino attraverso i boschi del Trentino e che ricordo con estrema felicità. Soprattutto le cucchiaiate con la pigna di frutti di bosco che mangiavamo una volta tornati a casa. Quando ho sentito per la prima volta Cape Heartache di Imaginary Authors, ho pensato subito a quei pomeriggi di luglio in giro per i boschi con le mani appiccicaticce. Fra l'altro, non devo essere stato l'unico, perché l'aggettivo che più ritorna quando si parla di questa fragranza è nostalgico. La storia ufficiale parla di un amore impossibile durante una spedizione alla ricerca del passaggio verso il Pacifico di Nord-Ovest. Un racconto che a me fa pensare solo alla piccola Sacagawea, interpretata magistralmente da Lisa Simpson, stagione 15, episodio 11. Ma al netto della storia, il profumo è qualcosa di molto originale, unico nel suo genere, azzarderei, in cui il contrasto fra questi due temi olfattivi molto lontani, la foresta e quello più marmellatoso, viene conciliato in maniera armonica grazie ad un pizzico di vaniglia e l'uso di più di una resina balsamica, oltre che a una dose di legni molto importante, senza la quale staremo parlando di un profumo estremamente evanescente. Attenzione che alcune pelli, la mia, esaltano la nota fragolina, mentre altre esalteranno di più l'aspetto verde balsamico. Vaporizzate direi 2 se ce lo si vuole sentire vicino, 4, meglio la sera, se si vuole essere fermati mentre camminiamo per strada. La prossima fragranza è il cavallo di Troia di un brand polacco, relativamente giovane, che anche grazie a questa fragranza sta bruciando le tappe verso la nomea internazionale e cade proprio a pennello con la tematica di oggi, anche perché per Bo Boco scia e potenza sono caratteristiche essenziali di un profumo, in particolare poi se si tratta della tua fragranza più trainante, con sea salt and caramel, cioè la tua ciliegia un po' boozy, un po' caramellata. Wet Cherry Liquor. Ve l'avevo già citato quando vi stavo raccontando Vicebomb, come una ciliegia più liquorosa e trasparente, quasi fosse una grappa o una vodka alla ciliegia. Il motivo risiede in questa nota alcolica ma clean, scordatevi un baraonda se vi fosse passato per la testa, in cui la ciliegia è stata immersa per giorni, settimane, rilasciando quell'aspetto zuccherino tipico della frutta fermentata. Chi crea decide di insistere su questa nota al limite dello stucchevole, inserendo la giusta quantità di vaniglia nel fondo, ma un'eccessiva di caramello nel cuore. Meno male che poi ci ha ripensato e ha aggiunto quella punta di rosa che alleggerisce, illumina e innalza questa dolcezza verso terre più indossabili. Rispetto al Vicebomb, che per me è cupo,
White Cherry Liquor, se indossato con moderazione, la si potrebbe portare anche di giorno, anche se la sera, con un bel cocktail in mano, ma non c'è bisogno di dirlo, è davvero la ciliegina sulla torta. Sicuramente è una fragranza dolce, sensuale, piaciona, appariscente e perfettamente in linea con i trend di questo 2023, che se odiate la ciliegia non vorrete nemmeno vedere, ma qualora ne foste ghiotti, creerà dipendenza. In quanto a vaporizzate, direi un 1-2 dietro il collo per il lavoro di giorno, seguito da altre 3 o 4 se volete impressionare la sera. E siamo arrivati all'ultimo profumo di oggi, che è anche l'ultimissima creazione di Lorenzo Pazzaglia, nonché la fragranza più performante all'interno di questo video. Vi ricordo, qualora vi fosse sfuggito, ma credo che non vi sia sfuggito, che la settimana scorsa abbiamo postato un'intervista con lui, per cui se siete curiosi di conoscere meglio la persona che c'è dietro queste fragranze, vi consiglio di darci un occhio. Tornando al martello dell'estate, a questo Summer Hammer che so già essere piaciuto a più di uno di voi. Il Pax fino ad oggi ci aveva già abituato a fragranze estremamente fissate e proiettanti con una predilezione per le note fruttate. Pensate ad Extreme Passion, a Pax, ad Evil Angel, ah, e ovviamente anche a Cherry Inc. Prima di Hammer però il twist era sempre verso un fruttato acido, frutto della passione o frutti rossi, mentre in Hammer l'idea è quella di creare una piña colada con il mango, quindi una nota fruttata più zuccherina, più polposa e più succosa. Anche se, come ho letto in qualche commento su Fragrantica, il risultato è stato creare un top seller per l'estate. Non bisogna dimenticare anche la sfumatura liquorosa di rum, attraverso la quale questa frutta acquisisce un pizzico di malizia. Sto facendo tanti giri di parole, ma la verità è che per chi cerca prima di tutto proiezione e persistenza, oltre che un profumo estivo, allegro, senza genere e pieno di energia, Summer Hammer è una fragranza che fa molta gola. Non vi direi mai di comprare una fragranza scatola chiusa, ma vi invito a provarla perché sono abbastanza sicuro che, dati questi presupposti, potrebbe davvero fare centro. Lati negativi. Sicuramente lo stile è abbastanza piacione, che si fa notare anche a metri di distanza, quindi non vi aspettate assolutamente un'eleganza da nobile inglese o da gentleman parigino. L'altra pecca può essere l'originalità. Di fragranze al mango, al cocco ne esistono infatti già tantissime, anche se in molti casi, quando si parla di fragranze con questa intensità, è facile che dopo qualche ora si incupiscano, si abbassino. Hammer no. Rimane sempre luminoso e rinfrescante, come un cubetto di ghiaccio che non si scioglie mai. Se Mega Mare faceva rima con gel, Summer Hammer fa rima con occhiali da sole, quelli con cui guardiamo un sole rosso che si tuffa nel mare, mentre, cocktail alla mano, ci prepariamo ad iniziare la festa. Vaporizzate consigliate, una per il giorno, 3 o 4 per il party in spiaggia. Ah, attenzione che i profumi di Lorenzo sono molto concentrati e carichi di oli, per cui se vaporizzate sui tessuti, sempre da una buona distanza. Direi che con Hammer termina questa puntata. Se volete saperne di più su note, prezzi e simili, o se voleste provare i sample, trovate tutto, come sempre, su 50-ml.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo episodio di Profumi di Nicchia.